c'ho 20 anni, perciò non ti stupire se dal niente faccio... Quanto pagherai per averlo? Questo tipo qua è un motore Porsche, Volkswagen Porsche. Praticamente il tipo di sto furgone mi diceva che il costo... Ce n'è solo uno in Italia di questo tipo qua e il prezzo gira intorno ai 40-50 mila euro. Però secondo me che con 30 lo puoi tranquillamente trovare. Però è fantastica, ragazzi. È il mio sogno sinceramente avere un Volkswagen così. Quando ero piccolo mio babbo ce l'aveva e non so per quale motivo l'ha venduto quando ero piccolo, perché sicuramente non sapeva il suo valore che avrebbe avuto oggi. Lo amo, basta, lo amo. E adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione. Sono stanco delle vostre facce grigie, voglio un mondo rosa pieno di colore. Voi comprate amore con le carte Visa, con le facce intrise cima di sudore. E adesso giuro faccio le valigie, scappo via dalla dolce Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera. Marlena, Marlena, sì, portami a ballare stasera. Marlena, Marlena, sì, portami a ballare stasera. Marlena, Marlena, sì, portami a bailare. Amico mio, devi essere felice perché il nuovo mondo sta per arrivare e non c'è taglio, non c'è cicatrice. Stiamo entrando nella fase finale del mese di giugno. Questo mese siamo andati da Dio a livello organizzativo, a livello lavorativo, a livello di tutto quello che ci possiamo mettere in mezzo. Bisogna ragionare mese per mese quando si fa la stagione, perché la stagione è molto dura. Io mi sono organizzato così, mese di giugno mi alzo un'ora prima, vengo, faccio la mia preparazione, così mi organizzo con i tempi, dei tempi di lavoro, della preparazione, eccetera, eccetera. Poi ovviamente la stanchezza si fa sentire, bisogna gestire gli orari, bisogna gestire le forze e bisogna gestire il sonno. Quindi mese di luglio sarà un altro mese dove andrò a organizzarmi ancora di più, perché entriamo nel mese clou delle stagioni, che sono luglio, agosto, i due mesi di ferro. La particolarità di questa stagione è che non si trova personale, non si trova gente in cucina, non si trova gente in sala. Un lunedì sera o una domenica sera, gli altri anni era più tranquillo, quest'anno si fa il pieno perché la gente ha voglia di uscire, ha voglia di divertirsi, ha voglia di fare, diciamo. Quindi di conseguenza tu devi prendere anche il personale, perché arrivi che sei sempre dietro con le cose. Meglio, come nel nostro caso, si trova, cioè nel nostro caso, nel nostro locale, si trova ma scappano, vanno via, perché è gente che non è abituata a lavorare 14-12 ore. Io non dico che è giusto o sbagliato, però ragazzi, sono 3 mesi, 4 mesi la stagione, sono quelli. Veniamo da un anno dove siamo stati chiusi, abbiamo tutti difficoltà economica, vai a lavorare, cazzo, no? Cioè, spegniti quei 2 mesi, 3 mesi, fai un po' di sacrificio, dico io. No, sono arrivati dei ragazzi, faccio un esempio, 18 anni, hanno durato 2 giorni. Al terzo giorno non si sono più alzati la mattina e hanno mandato a fanculo il lavoro. Così. 14 luglio 2021. Per fortuna ieri sera ha piovuto un po' e ha rinfrescato. Se no veramente sti giorni si moriva dal caldo. Che giorno è oggi? 9 agosto 2021, sono qui col grande Nico che prendiamo il caffè. Ragazzi, posso chiudere? Grande Nico, com'è andata ieri?
il sabato sera. Da Dio. Da Dio. Dai, non sei stanco per niente. Mola. Sei pronto per oggi, Dado? Dai. Che domani abbiamo il giorno libero, riposiamo. Ah? Ne ho abbastanza. Grande. Buon appetito, Ubi. Buon appetito. Buon appetito, Laura. Buon appetito. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took me, shook me, feeling me. 15 agosto, ragazzi. Se sarà tipo passa la Madonna. Eccola. Fantastico. Via stella del mare. E adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione. Sono stanco delle vostre facce grigie, voglio un mondo rosa pieno di cuore. Guarda com'è bello. Fantastico. Lì c'è un nero che tra un po' viene giù il mondo. Oggi 23 agosto, ragazzi. Inizia a venire un po' il freddo, perché il caldo ci ha ammazzati abbastanza. Siamo ai sgoccioli della stagione. Sta arrivando. Mi sentono i tuoni. Oggi è 24 agosto, martedì. Ho 20 anni, perciò non ti stupire se dal niente faccio drammi. Ho paura di lasciare al mondo soltanto denaro. Il mio nome scompaia tra quelli di tutti gli altri. Ma c'ho solo 20 anni e già chiedo perdono. Considerando che noi chiudiamo il 15-16 ottobre, diciamo che più o meno è rimasto un mese e qualcosa della fine della stagione. Ho fatto questo video da giugno, ho preso un po' di clip giugno, luglio, agosto per vedere lo stato d'animo che ho avuto nei mesi precedenti, lo sguardo, la fatica, è veramente, rivedendo i video che ho fatto prima, veramente mi fa strano. Siamo partiti giugno carichissimi, pieni di energia, poi ovviamente piano piano l'energia inizia a scaricarsi, come ovviamente, logicamente, giusto che sia, perché la stagione, come vi ho sempre detto, è dura. Però è stato bello, ci siamo divertiti, ne abbiamo passati di tutti i colori, soprattutto la cosa più difficile da sopportare il caldo, il lavoro no. Perché siamo abituati, siamo gente che lavoriamo da anni. Ma il caldo, ragazzi, il caldo è veramente devastante. E io, come ogni martedì, vengo in questo bellissimo posto da solo a rilassarmi, a zerare la testa, i pensieri. E ricominciare mercoledì come nuovo. Ma è stata anche una stagione particolare, perché non sapevamo cosa ci andavamo incontro. Siamo stati chiusi che c'era il Covid, avevamo riaperto a maggio, giugno,
quindi la situazione era, all'inizio era molto critica, non sapevamo quanti, i tavoli, come metterli, un cazzo un altro, però tutto sommato, se pensiamo come siamo partiti, non abbiamo sbagliato una serata, pieni tutte le sere, grande ristorante urbano. Ardiano, Gianzela, onde campaie, ti esco e venno che ti caie, e ti sei donti medalle, che ti dovis me posti amante, e so che in panorama, amma, che in panorama, e so che in panorama, amma, che in panorama. Tanna ti plozzano che a me sfial, panorama più un shot in gol. Qui mi sot, qui in a con, ey, all the way up si me tron. Som in tempen de John, ju vetëm radio bon telef. Io veramente questo video non so come finirla, perché tutte le volte dico dai 15 agosto la stagione è finita, invece il giorno dopo lavoriamo di più, poi arriva il 20 agosto, dai magari è più tranquillo, poi il giorno dopo è sempre di più. Abbiamo fatto ieri sera, lunedì sera avevamo 20, 30, 40 prenotati e abbiamo fatto il pieno. Allora lì ho capito che veramente qui non c'è mai fine, ragazzi, perché veramente più si va avanti, più si migliora, più la gente viene a mangiare. Finalmente ha piovuto oggi. Però in un certo modo devo finire questo video e credo che lo farò in un modo diverso. Andrò a prendere i ristoranti dove ho lavorato io, quindi andrò a prendere i posti dove ho lavorato quando ero piccolo, tutte le stagioni che ho fatto, faccio i video di dove ho iniziato la mia prima stagione a Cesenatico fino ad arrivare a oggi 31 agosto 2021.